Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Legend. In questo nuovo episodio faremo, ed è già un continuo e poi vi spiegherò il perché, faremo Reshiram, Pokémon leggendario di tipo Fuoco Drago aggiunto in quinta generazione, che poi fa abbinamento con Zekrom dopo, ma quello è un altro discorso. Avviamo la run. Allora, la run, tra l'altro c'è Mario, non me ne ero mai accorto, la run era già avviata per un motivo molto semplice, a parte Reshiram fatte con Firemind e con Auto Jump che mi stava per far andare dopo un coso, e... vale la pena? Cavolo, se vale la pena. Olè! Sacchetto delle rune. E abbiamo la Rose Card che abbiamo sempre. Ci dice, vai fuori. Comunque, il motivo per cui c'era già una run avviata è che io ho già avviato la run. Capito, ovvio. E poi è saltata la corrente. Poiché, in realtà potevo continuare la run di prima, ma avendo perso il... Soul Clubs. Perché era doppio le bombe, sì. Avendo perso la registrazione... Tanto tempo fa io ho provato a fare una cosa del genere, la gente si è lamentata dicendomi che volevano vedere gli inizi della run. Quindi ho detto, vabbè, si ricomincia. Che poi stavo in una situazione un po' strana, nel senso avevo trovato un Brimstone, ma poi avevo trovato un Tears Down, un'altra cosa che mi abbassava il Tears. Morale della favola, stavo... sparavo un colpo ogni non sa quanto. E quindi stavo messo decentemente male. Comunque sia, boss fight contro Carestia. Carestia che ha associato, tra l'altro, se ci riesco magari. Oh, Smorrock, questo va bene. Ah, me l'ho dimenticato di dirlo perché l'avevo detto prima, quindi per me tipo 10 minuti fa il prima. Chiariamoci. Questo vi fa capire anche quanto non avessi registrato poi tanto. Reshiram partiva con statistiche normalissime. Li chiamerei mediocri in una mod come questa, però vabbè. Oh, lo sapevo, prendo danno. Ma adesso aver preso la Smorrock ci ha potenziato davvero tanto. Per capirci, abbiamo più danno ora di quanto ne avessi nella run precedente, dopo aver fatto 4 piani. Allora, cuore di fede, ball of bandages e si scende. Perfetto, e il primo piano è andato. Certo, non mi dispiacerebbe ritrovare di nuovo il Brimstone e altre cose. Tra l'altro avevo trovato anche falci di morti, ma non sono riuscito fisicamente a raccoglierle perché... cioè, saltare la corrente, mentre ero nel fatto. Cos'altro devo ridire che avevo già detto prima? Fatemi pensare. Ah, probabilmente di questa mod non farò le challenge, nonostante ce ne siano modificate, perché conoscendo le challenge della God Mod o dell'Heretic Mod, se inizio a farle, penso che mi ci vorranno i secoli dei secoli per finirle. Quindi deciderò strada facendo se fare o non fare queste challenge. Blank Rune. Burkano? Va bene. Preferivo un Dagaz, ma va bene. Lo so. Tentazione forte. Allora. Niente. Intanto voi due saltate in aria. Speravo mi desse qualcosa di più interessante, ma va bene, andiamo avanti così. Anche se non mi dispiacerebbe ritrovare qualche altro cuoricino per intinguare il tutto. La mia speranza era intanto di sacrifico. Mi ricapiteranno, no? Sì, perché in realtà abbiamo il coso. Abbiamo la simpaticissima cacca arcobaleno, che tra le altre cose ci permette di ripristinare la vita. No, ho detto una cavolata. Tra le altre cose permette di fare solo quello. Buono. Ora, io non mi ricordo che oggettino c'era nello shop, però mi sto avvicinando ai soldi richiesti per comprarlo. Allora, facciamo una cosa, compriamo la cacca arcobaleno. E adesso che siamo messi così, full vita, pensiamo a cose tipo nemici da uccidere e roba del genere. Dai. Per favore, morite. Eccellente, un'altra chiave. Allora. Capiamoci. Io vorrei non rompere la cacca arcobaleno, ce ne sono due tra l'altro, perché voglio insistere leggermente col Dark Bomb che sta lì. 1, 2, Perks e Power Pill, che non mi interessa in realtà. Però vabbè, che vedevo di questo c'era e questo c'era. Di nuovo carcarcobaleno e posso farci altri 2-3 utilizzi. In realtà ne potrei fare di più se fossi un po' più fortunato, eh. Questo aumenta il drop di cuori rossi. Bene.
e questo è il virus, che ci dà tra l'altro la chance di far spawn, di avvelenare la gente a contatto, nonché, dov'è? Mi ho visto nella vita, grazie, nonché far spawnare dei cuori neri quando la gente muore del nostro veleno. È una buona, in realtà è un buon oggetto, a me non piace troppo perché comprende il doversi far colpire, ma visto che spesso non è proprio una scelta, tanto vale saltarlo, no? Ok, adesso cerchiamo sta stanza del power up, che tra l'altro sicuramente stava qui dove nessuno te la stava filando. Vabbè, non è sicuramente, è l'unico percorso rimasto, c'è poco da tirare a indovinare, credo. Ole, due bombe, va bene. C'è qualcosa di sbagliato in tutto ciò. Se la piggy bank stava anche allo shop, perché sta anche qui. Mi turba sta cosa, devo essere sincero, mi turba veramente. Vabbè, magari mi sono sbagliato e non era la piggy bank questa. Meno male non l'ho comprata. Sì, era la piggy bank, ce ne stavano due. Cose strane, ma vabbè. Chi sono io per giudicare? E boss fight, sperando che sia una boss fight abbordabile. Andiamo. Sempre sta bellissima coppia di Pokémon molto amati, entrambi tipo veleno, entrambi della prima gen. No, lo sapevo, prendo danno là. Penso che fosse quasi impossibile non prenderlo danno. Dai, per favore morite. Mori, Koffing. Sto un pochettino attento, perché se riesco a ucciderlo senza prendere un altro colpo, c'è la chance di prendere appunto quello. Il patto. Berkano. Questo non mi ricordo male, abbassa la mia vita, quindi magari aspetto a raccoglierlo. Ok, questo è un oggetto, è una coppia di oggetti partita. Perché? Prendo il patto, che mi toglie il cuore di fede e mi aumenta le tears, comunque mi dà un cuore di fede. Che è il sufficiente per prendere Abaddon, che mi dà 6 cuori neri. La bellezza di questo intanto è HP down e voilà, come mi ricordavo. Tutto quanto a posto. E ora la bellezza di tanti cuori neri, 9 per essere precisi, e tanta bella roba, danno aumentato e tutto quanto bello. Ok, è stato un bel patto, Tra l'altro qui ci sono delle fiamme trasparenti, non so precisamente se mi facciano danno se ci vado addosso. Credo di sì, perché altrimenti sarebbero un po' inutili. Però potrebbero essere semplicemente fatte per essere da flavor. Ma vabbè, non è problema mio. Il problema mio è poter saltare qua dentro grazie a auto jump, risaltare fuori. Il bello è che io non lo amo come oggetto auto jump, però certe volte ti permette di fare queste cose che... e dici scusa, compreso quando trovi degli Arrowhand. Vamos. Comunque alla fine abbiamo corrotto, se così vogliamo dire, il nostro Zekrom. Buonanotte, il nostro Reshiram, che da candido bianco è diventato nero. Vabbè. Cosa è che abbiano? Quello non mi ricordo mai che segno zodiacale è. Tanto ce l'aveva anche... Era quello che non mi ricordo... Fish? Fesci. Stavo dicendo, ce l'aveva anche... Gera. Ce l'aveva anche... Kyogre nel precedente video. Non mi veniva la parola. Il nome, dell'altro. Siamo a 11 oggetti su 12. 11 container di cuori su 12. Oggi, proprio periodo, non ci azzecco con le... con i nomi, Tu mi aumenti le cose? Sì. Perfetto. Pandora's Box. Pandora's Box comprata qui cosa fa? Mi dà un oggetto a caso, che è il cocktail, che mi dà un po' di vita e credo un aumento alla tiers. Voi saltate in aria tutte e tre. Grazie. Perfetto. Già ci sei saltato in aria pure tu. Giusto per aumentare le chance di un patto che non so se voglio. Sì, ora ho un cuore rosso. Ha senso prendere un patto. Preferisco andare avanti con la piuma nera. La piuma nera praticamente aggiunge danno in base a 8 oggetti che esistono in un pool suo, se si sono mai trovati in questa run. Quindi ho chance magari di potenziarne l'effetto. Ma sì, pestilenza, fai un comodo. Preso. Cosa c'è qui in questo patto?
il buon Krampus. Non è Krampus, è il... Non sono riuscito a leggere il nome. Dopo per scontato fosse Krampus, quindi non mi sono posto neanche il problema. Vabbè, non è un problema prendere danni qua. Ho un cuore di fede fuori. Se la prende, se è la versione oscura degli angeli, se un angelo fatto malvagio. Va bene. Che se tu continui a fare sto Brimstone X che a me va tanto bene. Tanto non mi colpisci. Magari qua devo stare un po' più attento. E non mi ha dato niente. Tranne Ansus. Che ho sprecato a buffo, non so perché, ma va bene. Cosa ci sono in queste casse? Cuore di fede. Una. Danno, praticamente. E full vita di nuovo. Ole. Ora. Sono full vita, però ho trovato anche le stanze segrete e super segrete. Gli do un'occhiatina prima di scendere. Quindi è uno. Perché è esploso? Cioè, è normale che esplodesse. Era una bomba. Perché è esplosa subito, intendo. Può essere perché l'ho colpita con Fire Mind? C'è questa funzione e io non lo sapevo? Che le bombe... Vabbè, ma prendiamoci 404 Effect Not Found. C'è questa funzione che le bombe scoppiano se tocca da Fire Mind? No, perché se così fosse non lo sapevo. Allora, in teoria dovrebbe essere qua, no? Giusto. Posso entrare anche nella stanza su, del pa... la Girls Room senza pagare. Cosa buona e giusta, tra l'altro. Che non contiene in realtà niente di così gradante, eh. Forse qua se mi capita un trinket figo. The Sun. The Sun è una carta figa. Tra l'altro credo che abbia il disegno del Praise the Sun. Cosa sei tu? Rainbow Poop. Tutto niente esplosivo. Ok. Poi di fede, non mi interessava in realtà. Un altro pochettino. Forse questo. Flatworm. Là che mi sono più grande e più probabile colpisco qualcosa. E vado avanti col The Sun. E no, mi raccomando. Sia mai che riesco a scottarlo a dovere sto auto jump. E andiamo. Ah, per chi si chiede perché non mi sono messo a cercare i patti. Sì, patti. Cuore di fede è perché qua dentro ce n'è già uno. Quindi full vita e si va. Credo tra l'altro che mi sparerò direttamente The Sun qui per vedere subito com'è la mappa e non farmi giri astrusi. La mappa comunque mi comporta fare giri astrusi perché letteralmente ho tutto e tutto in corridoio. Ok. Perfie. No. Mi sa che se prendo un minimo di rincorsa funziona meglio il tutto, però non ne ho prove empiriche, quindi prendetela con le pinze, che l'autojump funziona meglio con la rincorsa. Ok. Parte baby? Sì, è uno scudo, mi va bene. Si scende ancora. So che lì sotto c'era una... Come cacchio si chiama? Un arcade room, però non mi interessa. Dentro? Grande. Per favore. Per favore. Grazie. Cosa sei tu? Troll. Servant familiar. Non sto capendo cosa fa. Ah, spara come noi con un po' di bombs are ski e power pill. Intanto io voglio farti saltare in aria per aumentare le chance di un fatto. Che non sa bene leggere né scrivere. Poi. Va bene. Aumento troppo di bombe. Sì, mi va bene. E ancora. Perfetto. Cosa si cela qua dentro? Devo essere più veloce. Devo prendere e ucciderli prima che loro arrivino. Non ci sono riuscito minimamente. Ma fortunatamente da questo punto di vista c'è un simpatico. Dov'è? Pertro. Anche Pertro è simpatico in realtà. Cracked Dice. Perfetto. Ecco, batteria per auto è bellissima se si ha un altro oggetto, non questo. Prendo anche qua. Ok. Nel senso, batteria per auto è un grandissimo oggetto. Il problema è che non
non ha senso con gli oggetti che funzionano all'infinito come questo. La batteria per auto cosa fa? Joker. Questa è carina come cosa. 1, 2, 3. No, apro tutto e poi scappo, è per quello che mi sto facendo là. Ok. Non è andata esattamente come pensavo io, ma me la faccio andare bene uguale. Ok, non è venuto niente da qua. Però qui ho aperto bella robetta. Tipo qua. Ho un Joker. Full health. Bombstar Ski? Cambia niente. Il problema è che qui parte per forza l'ondata, soltanto per cercare di... Ok, sta cosa era impossibile, ma è successo. Death Shard e andiamo avanti. Dai, vuoi tutti magari? Ah, Farting Baby fa sì che praticamente lui spara quando... Cioè, no, lui... Spara piedi, ecco, mettiamolo così, quando viene colpito da un colpo. Tra l'altro è un... Ha una sostanza fisica, quindi di fatto può bloccare i proiettili per noi. È come... è un dry baby ma puzza. Dai. Uno è andato. Dove sono andato? Sì, qui ci affittiamo domani, eh. No, in realtà sono stato abbastanza fortunato. Andiamo alla boss fight. La boss fight è un corno? No, sì, sì, boss fight. Sono indeciso in realtà, se andare avanti col Cracked Dice o portarmi il Joker. Sono molto combattuto. No, momento. Gera. Gera. Perfetto. E soldi. Allora, io entro col Cracked Dice. Mi posso rirollare l'oggetto fino a due volte e poi scendo eventualmente col Joker. Vabbè, non è un problema aver preso danno. Non è un problema estremo aver preso danno. Un pochettino mi secca, però. Ciccia, mi faccio una ragione. Vai. Non so come ho fatto a non prendere danno lì, però va bene. Sto usando Farting Baby per pararmi il culo. Veramente. Allora, lì c'è un simpaticissimo cuore di fede. Super Bandage, non mi interessa. Questo mi interessa ancora meno. Voglio un oggetto figo. Damage range up, ci sta, no? Ora voglio tutti questi soldi. Posso portarmi giù. Dov'è il Joker? Praticamente che il Joker lo posso sfruttare per il prossimo piano per prendermi subito il patto. Lineare e veloce. Cosa ho... Ok, il danno mi è aumentato. Tutto bello. Dov'è? Qua sotto, no? Ole. Stavo per usarlo adesso per sbaglio, lasciamo stare. Immagino le risate di qualcuno e gli insulti di qualcun altro. Sono soltanto a Caves 2, a 16 minuti. È vero? Sto andando molto a rilento allora. Ma molto, molto. Si scende. Ok. Dove siamo? Necropolis 1. E Joker. Che ci dà Multidimensional Baby, o gettone, e Empty Vessel. Che fin tanto che non abbiamo vita rossa ci fornisce il volo e altre cosette fighe. Uno, due. Tanto ci ha dato anche qualche cuore nero una di queste cose. Da qualche parte. Vabbè, non mi interessa. Non mi interessa minimamente. Nelle arene si può dire che trovare le manoni sono. Le manone? Non è tutto sto gran dramma perché ti trasportano fuori e poco danno. Anzi, ci guadagni in forza, risparmi tempo. Spesso e volentieri. L'unico problema è che, mo nello specifico, a parte qua dentro c'era un po' di fede. Magari posso anche raccogliere. Infatti si può dire che ci ho guadagnato. E perdendola. Perdendola, poi, in modo di dire. Ho preso un po' di danno. Però posso volarci sopra. Non ho ancora inquadrato il fatto di avere il volo. Ematesis, va bene. Muori. Come sto a danno a proposito che non ho guardato? 8 e mezzo quasi. Ok, va bene. Sì, cicci. Ecco, ad esempio non mi ricordo, non so, non è che non mi ricordo, non so proprio come si chiama questo Pokémon. Se qualcuno me lo scrive nei commenti mi fa un favore. Blank Rune, così poi non continuo a sbagliare il nome nei prossimi video. Perché altri Pokémon so
Cioè, li conosco, ma non mi viene il nome. Quello proprio no. Tanto so che siete finti. Ok, non trovo l'altro, quindi non lo vedevo. Eccellente. Cosa sei? La coda di gatti? Va bene. O di Mew, per essere più precisi, ma va bene. Fa niente, fa niente. Tutti, morito tutti. Ho preso un po' di danno. Questa cosa non doveva succedere. Non in una stanza così. Vabbè che non è un dramma perché qui c'è il coso, però fino a un certo punto. Tra l'altro dovrei abituarmi a usare autojump come metodo di fuga. Nel senso, posso semplicemente scansare un colpo in arrivo, tipo faccio così, ecco. Solo che non è la prima cosa che mi viene in mente da fare, quindi facile a dirsi, difficile a farsi. Mi viene prima da spostarmi che da premere il tasto di autojump. Sì, è tutto bello, ma io vorrei l'oggettino. Ok. Mi andrebbe bene anche un oggetto attivo in realtà, eh. Così mi sbarazzo di autojump, che per appunto, come ho detto un attimo fa, non posso, non uso nell'unico modo che è utile una volta che sei al volo. Continuiamo a scendere. Damage up, va bene. È un damage up praticamente... Ah, oh, 0,83. Ci posso stare, non è niente di così eclatante, ma ci posso stare. Vedete dalle scatole. Anche voi due. Grazie. Bombe? Va bene, sono arrivato a 15 e 15. Mi prendo anche questo per incrementare ancora di più. Muori. Speravo... Boh, non so cosa speravo in realtà, però speravo. Il punto focale della questione è che speravo un Jigglypuff di quelli che risucchiano. Ovviamente l'ultimo percorso è quello dove c'è effettivamente la stanza del power up. Che ci vogliamo fa? E ci ho tranquillo, non rompere le scatole. Ostat. Ostat con un personaggio che tende a far esplodere i propri colpi è una mano dal cielo perché ci immunizza dai danni di esplosione. A differenza dello scorso episodio in cui l'abbiamo trovato e non è accesso a servire a niente perché eravamo già immuni dai danni di esplosione. Quindi ora non mi devo più preoccupare che Firemind mi faccia esplodere cose in faccia, bellissimo. E siamo un po' lenti, vero? Sì, 0,75. Piano piano arriviamo a affrontare Brownie, che non è che mi faccia sta grandissimo paura, ma neanche piacere, perché l'ho sempre detestato Brownie come boss. A quel che del... dal qualche colpo ti arriva a culo, sappilo. Aumento di vita e di danno. Blank Rune. Yera. Vabbè, scendiamo nella Blank Rune. Ho preso la carne, anche rinunciando al volo in realtà. Ora non volo più. Perché? Perché spero in un patto con Satana in questo piano. O spero anche di prendere questo. Testa del mercante. Ciao Pikachu. Che non muori? Dai. Dai. E un andato. Secondo. Lui è mostro 2, sì, esatto. Grazie per avermelo. Avermi dato subito il dubbio. Piano piano. E muori. Eccellente. Samson Lock, ci faccio niente. Anche qua ci faccio niente. Anche se in realtà lì non mi faceva male, quindi potevo anche scappare con più calma. Così sembrava di non scappare. Ora. Casino, casino, casino. Vabbè, magari riesco a spadere qualcosa qua, ma ecco, bravissimo. Lascio il lente qua, cosa offri? Bad guess e Bombstar Skill. Mi va bene. Tanto le bombe tenderò a accumularne comunque parecchie grazie al trinket, quindi tanto vale scambiarle con un'altra risorsa che tendo a consumare molto. Ah, oh, perdon. Grazie al trinket. E grazie anche a Boko Bombs. Mi è venuto in mente adesso che ho ucciso El Tap. Ok, lentamente la chance di avere una... ritornare a vita da rossa a zero si sta sempre più allontanando. Non so se mi piace sta cosa. No, diciamo cavolate, non mi piace sta cosa. Però se così è, così è. Uno, due e tre. Potevo, in realtà,
cercare di usare la runa sperando che mi capitasse il reroll. Quindi il Pertro, però vabbè. Non mi è venuto in mente di dare geniale al momento, quindi. E là. Ora avete capito cosa intendevo con tante bombe? Ne ottengo molto di più grazie al trinket e ogni volta che me ne spawna una è raddoppiata. Capite che ha loro al suo perché come cosa. Altra blank rune. C'è una cosa. Passepartout. Pertrol. E un'altra blank rune. Qua sotto. Cosa saresti? Earthquake. No, terremoto, suppongo sia qualcosa del tipo quando Mega Fatti fa la sua, il suo saltino. Prendiamo questa, andiamo avanti. Sperando di beccarci subito un bel boss. Per meglio dire il boss. Perché così, tanto ho preso tutto quello che potevo vedere qua. Sì. Uno è andato, due è andati, 3, 4, 5, 6. Bella robetta quella qui. E boss fight. Me vuole la frega. Comunque, perché no? Usiamola. Comunque, boss fight contro Upa. Il porello Upa mi fa un po' pena, perché tutte le volte che l'ho affrontato finora sono sempre stato immune dalle esplosioni, quindi la sua manona dal cielo mi fa niente. Non mi può ferire proprio, letteralmente. Ora, la scorsa volta siamo andati a... prendiamo questa. La singolarità. Singolarità. Il fato è stato deciso. Allora, sacrificare entrambi i cuori, ma sì. Dark Matter, l'avevo detto prima che li volevo sacrificare. E cambio un conserto. Che mi riporta qui. Ci sono altri patti? No. Si scende. Volevo dire altri cuori di fede. E ok. Sono di nuovo in grado di volare. Ottimo, no? L'unica cosa che mi turba è che ci ho messo davvero tanto a fare sta cosa. Dai, io che sono andato e non ritorna più, spero. Se andrà a breve. Ecco. E uno è andato. Pistola. Ciao. E il terzo? Chad. Poverino. Abbiamo Fate Reward? Lo vogliamo? In realtà sì, perché mi dà il volo di base. E non il volo in dipendenza da un altro oggetto. Petrificate Egg, serve per Divide Poop, non mi interessa, ma tanto vale. Infatti l'ho lasciato lì. Uno. Niente. Il forziere quello bianco ha una possibilità, può essere aperto più volte. E ogni volta che si apre dà qualcosa. Finché, in maniera più o meno casuale, smetterà di farsi aprire. Agalaz. Non servirà a niente. Vai. Olè. Power Pill. Oh, un momento, più che Power Pill mi interessa questo. È Awaz. Che mi permetterebbe di saltare il piano, in realtà. Però non so se voglio saltare il piano. Non so se voglio saltare il piano perché è sempre il fattore... Proviamo un patto con Satana fighissimo. E si potrebbe... Algiz. E ho sbagliato. Non... Ho letto Algiz, ma ho pensato fosse un'altra cosa. Pensavo fosse Ansus, ovvero quella che mostra la mappa. E quindi ho detto, vabbè, ora lo mostro per sbrigarmi. E invece no. Altro che... No, qua a destra. Olè. Qua sotto invece c'è... Questo non è il cerchio magico di Upa che mi spona cose? Perks. The Devil. Ottimo. Cuore nero e The Sun. Tra l'altro ricordatevi che adesso noi sponiamo ogni volta che la utilizziamo due oggetti, non uno, perché abbiamo preso prima la batteria per auto. Quindi secondo me questo oggetto è molto meglio di auto jump, soprattutto adesso che abbiamo il volo in misura stabile. Dai, morite tutti. Il bello è che questi si trasformano in mimic da forziere dorato quando muoiono. Che sono una trovata di una delle mod intrecciate con questa, probabilmente. Soldi.
Soldi che non credo mi serviranno, ma va bene. Non ho voglia di andare a farmi giro, quindi... L'eremita. No, andiamo avanti on the sun. E andiamo a affrontare in Chaos 1 conquista. Ovvero un boss che ci darà una cosa che non vogliamo, ma ciccia. Vai. Senti, conquista senza offesa, no? È bravo, almeno mi liberi un po' di spazio. Ci si rimane incastrato lì, bravissimo. Non mi ha neanche dato il fatto che volevo. Ansus. Ansus. Andiamo a dare un'occhiata alle stanzette. Ma no, no, scendiamo e basta. Non ne valeva la pena. Allora, siamo in Pandemonium 2. E altre 6 bombe, perché schifo non ci fanno. Ora io potrei sparare The Sun per avere subito la mappa. E probabilmente è quello che farò in realtà. Però a me dispiacerebbe, quindi un pochettino esploro per i fatti miei. Almeno, perché vorrei tenermela per cose più avanzate. Soldi. The Chariot. Non mi dispiacerebbe che magari mi capita un Ansus qua. Ho detto una cavolata, siamo usciti The Sun, via. Ok, aumento il danno da 10 a 12. Tra l'altro ho preso questa direzione senza guardare minimamente la mappa. Quindi... Ok, sì, la direzione è giusta. Blank Rune. Diamo un attimino qua dentro. Cosa c'è? Immagino che non ci dia niente di che, ma... niente di che, un corno. Sacca delle penne. Gera. Sacca delle penne, vabbè. Un altro The Sun. Un'altra Blank Rune. Pertro. Ok. The Lovers. Il genio della lampada? Upa is watching you. Che praticamente sarebbe Contact from Below, praticamente. No, come cacchio si chiama? Emergency Contact. Non mi veniva il nome dell'oggetto. Ne è rimasto uno? Sì, che ne è rimasto uno. Ne era rimasto uno. Ok, ho rifollato letteralmente tutto quanto. E armato di tutto quello che posso desiderare, più o meno. Però forse voglio accelerare. Saltiamo sta stanza del cavolo. E andiamo dal boss. Che se non è diverso e ce n'è uno soltanto, dovrebbe essere Left of Darkness, no? Olè. Ma questo me lo porto per dopo. Sì. Boss fight. Madness, non Darkness. Pure io mi confondo sui fondamentali. Vabbè, fa niente. Fa niente, fa niente, fa niente. Ho preso uno stupido danno, ma fa niente. Sì, sì. Qui c'ho il farting baby davanti, Ma tranne quando inizierà a fare il brimstone, che non ha neanche iniziato a fare, non potrà colpirmi. Allora, ascendiamo? Sì. Perché ho preso la singolarità che dovrebbe portarmi. Dovrei aver preso giusto. The Gate. Cuore nero, va bene per dopo. Altro cuore nero, va bene. Range down, vabbè. Momento, The Sun qua me lo sparo, perché almeno vedo la mappa. Che dite, ha senso quello che sto per fare? Secondo me no. Ma questo non toglie il fatto che lo farò ugualmente. Ovvero, qui non potevo ottenerci niente di interessante. A meno che qui non è pieno di oggetti. I consumabili ce l'ho al massimo. Ho la vita al massimo. Anzi, ottimizziamo i tempi. Uccidiamo Stionix mentre... Ecco. Mentre diamo un'occhiata a quello che c'è qua dentro. Vai. Cuore nero? Va bene. A parte ce ne sono due qua fuori, quindi non è che ho molto da perdere. Bravo, salta dove sta la fiammella. Olè. Perfetto. Sfida. Berchiano. Sì, si posa tranquillamente. E andiamo avanti così. Mi prendo ste chiavi perché nel prossimo piano, essendo la chest, le chiavi saranno molto utili. Vabbè che ce ne ho 25, però meglio abbondare che deficere. Si passa qua sotto. Ma si può. Ora io non vorrei sembrare quello che vuole skippare le stanze, però
Sono un po' tentato di farlo. Vabbè, poi trovo queste qui che non hanno neanche bisogno di niente. Per favore. Sono immune alle esplosioni, vi ricordo. Allora, tu. Little Hound. Mi va bene. Poi, continuo per di qua. Forse mi faccio la terza drumma. Così da poter... sperare di trovare un altro oggettino del patto e quindi magari, che so, trovare qualcosa di figo. Uno, due. Va bene. Quindi dovrei passare per di qua. Scendere. Guardare qua. Magari uccidere qualcosa nel mentre. Togliere senza testa. Che, ribadisco, non mi è mai piaciuto come nemico. Anche perché lo trovo, a differenza di altri cavalieri, inutile. Ma in realtà anche conquista, col fatto che dà il cavalluccio, è un po' inutile. Però, conquista è già più simpatica, è una variante di morte. No, non è vero, è inutile e basta. Stavo cercando di difenderlo, ma non mi viene in mente una difesa adeguata. Potrei fare una cavolata. Oh oh! Che sia un'esclamazione, sia effettivamente la descrizione di quello che sta succedendo. Pokémon leggendario di tipo Magifuoco, mi pare fosse. Vabbè, la seconda generazione, vabbè, non c'era bisogno di dirlo, ma... Pertro. Sto volando di fare una cavolata. Ovvero... di andare... nella Sacrifice Room e... per l'appunto, come dice il termine, Sacrifice Room... sacrificare vita per ottenere i pezzi della chiave. Per scombattere contro Mega Satana. Troppa tanta vita mi parte qua. Potrei anche morirci. Ball of Star? Va bene. Perché? No. Ero convintissimo che non potevo prendere danno là. Ci sono andato proprio tranquillo. Penso si sia visto che stavo proprio rilassato. Non mi interessa. Quindi è inutile. Non posso usare Sacrifice Room come la volevo usare io. Quindi ho sacrificato un cuore buffo. Bello. Bello bello. Sono un cretino. Ho Pertro. Quindi vuol dire che potevo scendere lì. Guardare. No, qua il danno devo prendere forza, c'è poco da fare. E rirollare. È tipo Gimpy. Ci sta. Ehi. Non riuscivo a raccoglierlo. Solo che ho sacrificato un altro cuore ancora. Fa sta cosa. Vabbè, vabbè, vabbè. Tanto non credo che ci sarà tutta sta penuria di cuori una volta arrivati giù. Anche che ne ho uno lassù. Qua ne perderò due per fare sta cosa. No, ne perdo uno solo. Tra l'altro... gatto morto. Tra l'altro potrei anche recuperarlo subito il cuore. Con un minimo di fortuna. Ecco, infatti. Recuperato e riperso. Eccellente. Si riprende qua. E andiamo a affrontare il boss, che è... rullo di tamburi. Non so perché sto raccogliendo questi soldi. Rullo di tamburi. Lunala. No, seriamente, ci sono già i Pokémon di Sole e Luna. Però ecco, ma hanno messo Lunala qua, no? Allora sarebbe stato interessante avere Solgaleo dall'altra parte. Ma gli può succedere sti cosi? Tanto siamo di Empress. Che tra l'altro Lunala è per l'ennesima volta una reskin di... come cacchio si chiama... ottimo. Lunala, non rompere le balle. È una reskin di Megamo. Tra l'altro ho avuto la conferma che i fuochi non bruciano. Stanno lì soltanto a fare scena. Vai. Tanto sto Lunala ha veramente tanta vita. Sarò io forse che sono debole, ma non credo. Io sto uccidendo intanto. Vai, vai, vai. Lunala. Ti vorrei guardare meglio, tanto ti hanno fatto anche un ottimo sprite, devo essere sincero. Il problema è che starti vicino non è che sia la cosa più saggia del mondo in questo momento. Muori. Ecco, ti guardo bene mentre muori. Che cosa brutta da dire. Ci ho pensato dopo. Non vado a recuperare l'ultimo cuore per la mappa, non c'ho tempo, non c'ho voglia più che altro. E si scende ad affrontare l'ultimo piano, che è dove? Sinnoh, la regione di Sinnoh. Dobbiamo Isaac Hart, che non voglio, il Magnete, che mi fa schifo,
In realtà Cricket's Body va bene. E anche Yogi Sword. Cricket's Body fa che sì, che ogni volta che colpiamo una superficie, i proiettili si partono anche da lì. Logisorn fa sì che in base alla nostra fortuna possiamo sparare 4 colpi e ognuno di quelli si può raddoppiare. Si può sdoppiare per essere più precisi. Quando colpisce qualcosa, quindi spariamo una quantità di colpi esorbitante. E ci sta. Ciao Forsaken. Non sono riuscito a ucciderlo prima che diventasse invulnerabile. È un po' seccante come cosa, ma tanto. Scapolar. Tanto fa una finaccia uguale. Punto la questione, quello doveva essere. Olè. Cos'è questo? Oh, vabbè, Algiz me lo porto. C'è poco da fare. Chad, ho preso danno. Ma dai. Sta fatto lo sborone e prendo danno con Chad. Perfetto. Io sto aspettando che mi capiti un Pertro. Perché con un Pertro posso... A parte che non volevo andare avanti con questo. Sto andando avanti con Falgiz. Con un Pertro posso rirollare questi due oggetti. Sperando bene. Non che mi serve in realtà, eh. È solo per ottimizzare. Dai. Nada. Allora, uno dei due è quasi morto. L'altro penso che morirà a breve. Ma è riuscito comunque a farmi danno. Che simpatico. Vabbè, ticcio. Continuiamo. Doppio cavaliere. Uno è andato quasi. E il secondo, che è guerra, fa il difficile perché continua a svolazzare in giro. Notare tra l'altro che Firemind si energizza molto con questa cosa, facendo sì che tappezza tutto. Oh, Metal Gross. Tappezza tutto di fiamme, dove i nemici poi si fanno male standoci. Che figata. Questo è letteralmente, ora che ci penso, l'effetto che farebbe una battaglia contro Reshiram. Fiamme ovunque. E tu che devi soltanto accompagnare, perché... ok. E Matelis. Abbastanza useless, ma tanto vale togliersele dalla mappetta. Niente. Ma ora che ci penso, se la zona si chiama Sinnoh, come boss ci sarà uno dei leggendari Sinnoh? Che sfortunatamente è una generazione che io ho saltato completamente. Io ho saltato sia la terza che la quarta gen. A Sinnoh, quindi ho problemi a ricollegare le cose con Sinnoh. Sinnoh, se non mi ricordo male, è Dalkia, Palkia, Giratina e Arceus, no? Quindi forse c'è Arceus qui. Però ho trovato la singolarità che potrebbe sempre indicare Arceus o indicare uno di loro comunque alla fine. Può indicarli tutti, volendo. Con un po' di fantasia. Magic Mushroom, all stuff up. E direi di andare a affrontare chiunque ci sia qui dietro, ovvero Missing No. Devo essere sincero, Missing No non me lo aspettavo in nessun modo possibile. Missing No è il più famoso bug dei Pokémon, penso, conosciuto. Si trovava almeno nella prima gen, poi non so se è stato corretto successivamente. Ed era un Pokémon che si poteva ottenere semplicemente tramite un glitch, che il solo incontrarlo faceva... Praticamente rovinava la cartuccia di per sé, però faceva anche un effetto positivo perché moltiplicava per 99 qualsiasi oggetto si trovasse in uno specifico slot dell'inventario. Ma perché non usare Algiz? Così, giusto per farlo più unilaterale. Mi sto facendo i secondi mentali su chi no, chi sì, alla fine era Missing No. Va bene, va bene, va bene. La run è finita, ragazzi, e andate in pace. Bene, spero che questo video sia piaciuto. Come al solito, un commento, piace, una condivisione è sempre gradita e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!